Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. No, l'idea del patriottismo e della nazione non mi convincono, perché non bisogna dimenticare la mia età. Io ho vissuto nel fascismo, ho studiato sui libri del fascismo, avevo il sillabario del bambino, del triste bambino fascista, e queste cose le so e le conosco, e non mi danno nessuna senso di euforia o di speranza che chiamare il paese nazione nel senso di poter dire che è tanta gente uguale insieme, senza tolleranza per qualsiasi diversità, sia la felicità e il modo di però scusami Furio, no, giusto per chiarire che forse non c'eri, l'organizzazione ho mandato di un una paese, clip della Meloni, ecco, in cui lei diceva sogno l'Italia di patrioti, non di fascisti. Mi sembra sbagliato. No, ma nazione e nazionalismo sono parole che appartengono a quel mondo. E io so, perché c'ero in quel mondo, che non si parlava altro che di nazionalismo e di nazione. E non si, la parola patria si usava per i defunti. Giustamente, è una memoria storica, possibilità di celebrare tutto il tempo, di celebrare tutto il tempo i caduti. Posso? Ti vuole rispondere un attimo Caravaglia, Furio? Ho vissuto in altra parte, dicendo che ho vissuto in tempi tristi. No, ma è chiarissimo, Furio, è chiarissimo. In tempi tristi. Porti una esperienza vissuta sulla tua pelle, è chiarissimo, sì, Caravaglia. Dopo questi tempi.